È un segnale importante, devo dire, dal punto di vista governativo, legislativo, ma anche emotivo, perché una parte del parco viene dedicata a un magistrato, Federico Bisceglia, un amico con cui ho condiviso tanti momenti dentro la magistratura. Quindi io ringrazio il presidente della provincia e l'amico Ernesto Magorno per questo invito, perché mi fanno unire il mio ruolo di sottosegretario alla giustizia, comunque è un impegno governativo importante contro l'andrangheta, contro la illegalità, e quindi un messaggio dove noi dobbiamo ripartire non solo dalle leggi che abbiamo fatto, dalla lotta contro l'ambiente. Abbiamo fatto la riforma sugli ecoreati, che è una riforma importante, che è una davvero delle riforme forse più importanti che ha fatto questo governo insieme al Parlamento. Nello stesso tempo dobbiamo ripartire dai giovani, dalle idee, dobbiamo ripartire dalla legalità, e quindi anche in questi terreni, in questi territori è importante che le istituzioni, vedo qui tanti sindaci insieme al Presidente della Provincia, i parlamentari e le istituzioni comunque regionali e tutti insieme, insieme anche al governo, diano questo segnale forte. Il governo c'è, la presenza è forte in questo territorio, e collaboriamo con la giunta regionale, con la nuova giunta regionale, in tante cose si è visto anche nel momento difficile e climatico, che anche quello c'entra con l'ambiente, perché l'ambiente vuol dire anche prevenzione, vuol dire legalità anche nel costruire e nel fare delle scelte.